Ladies and gentlemen, now on air, the Deacon of the Globovich Chart. Ormai vivo la mia vita, carissimi facenti parte, come le membri. Membri non è bello da darvi, sinceramente. Non è bello definirvi dei membri, però sì, siete membri del gruppo Dicono di Golubovic. Comunque penso a voi tutto il giorno per trovare nella mia giornata un'oretta di tempo per fare la Dicono di Golubovic Chart. Quindi scusate per questo ritardo, scusate tantissimo, però è arrivata. È qui, questa chart che sembra talco ma non è e serve a darvi l'allegria, almeno spero un pochino. Citazione da Pollon, che nulla c'entra, però vabbè. Ma perché io sto dicendo cose a caso? Perché le sto dicendo? Facciamo una cosa, scopriamo la categoria di gara 4 e via, partiamo, dai, Categoria, sì. Pallacanestro. Oh! Number 5. Wow, categoria pallacanestro, forse una di quelle che ci interessa di più. Perché? Perché se non c'era la categoria pallacanestro, che cosa ci stavamo a fare noi qua? È un po' come me qua adesso. Oggi dico delle cose a caso, ragazzi, abbiate pazienza così. Comunque, tutte le battute che hanno a che fare con la pallacanestro, che sono anche un po' le più belle, perché c'è stata sta polemica, no? Che è una polemicuccia, però vabbè, del fatto che molte battute si sono anche sentite per Chuck Norris, che io poi dico è Chuck Norris al massimo che ha copiato Golubovic, però io non voglio stare a riaprire la parentesi. Invece quelle del basket è impossibile che siano state copiate da Chuck Norris, perché ha a che fare con il basket e quindi con Golubovic. Andiamo a scoprire questa classifica. La numero 5, c'è Roberto Pistilli con Anche l'Instant Replay si consulta con Golubovic prima di decretare un canestro valido sulla sirena. Number 4. Alla numero 4, Gabriele Maestri con Per quanto se ne sa, Golubovic non palleggia, è la palla che ciclicamente ha bisogno di essere toccata da lui. Number 3. Alla numero 3, Stefano Reverberi dicono di Golubovic che possa fare da solo il famoso triangolo offensivo. Number 2. Alla numero 2, Piti Ragastas del Villano, quando Golubovic fa una penetrazione. Quando Golubovic fa una penetrazione, ingravida tutte le donne presenti al palazzo. And now at the number one of this chart. L'ho scelto bene questo speaker. Allora, signori, c'è da dire una cosa importante, nel senso che questa community ha vita precedente alla nascita del gruppo stesso. E la persona che ha vinto questa categoria ne fa parte prima che fosse nella testa mia, forse anche prima che stesse nella testa di Alessandro Carafi, che mi ha dato l'idea di aprirlo. Si è iscritto a Facebook per far parte del nostro gruppo, quindi abbiamo scavalcato pure lui, Mark Zuckerberg. Siamo arrivati oltre di lui. Alla numero 1 in questa classifica c'è Mas Temur con Golubovic, apre la seconda fase di Eurocup con l'apriscatole. Ah, gli ho pure chiesto come si chiamava dal vivo, ma non me lo ricordo. Per me è Musk e quindi lo chiamerò sempre Musk. Bravo, hai vinto Musk, complimenti. Maglietta tua. Ciao, a gara 5!